la salute è il mio soggetto di Venezia. C'è questa luce, questa atmosfera, è un continuo osservarla. Quello che cerco io è la salute immersa in una luce. Allora, quella luce mi interessa, l'atmosfera, no? L'atmosfera che anche un velo di fumo, di nebbia ti crea, no? Crea un'atmosfera nuova, una luce diversa. Il lavoro in studio è diventato un lavoro importante. Qui mi sembra di andare di più dove voglio. Un qualche cosa che mi fa star bene con la pittura, no? Un rapporto più sereno. L'Accademia invece mi ha dato una base con il disegno importantissima, che io non potrei far questo senza quel disegno lì. A me piace molto la superficie pittorica. Quando tu tocchi un tessuto, no? Senti la differenza. Faccio il pittore da tanto tempo ormai, cioè quando mi chiedono da quanto, non lo so, da quanto sono in questo studio, non lo so, da quanto, non lo so, perché ho perso un po' la cognizione del tempo dipingendo. Mi piacciono anche i commenti, soprattutto anche ho visto molti ragazzi giovani. Parlo dei veneziani, perché questa è la loro città. Questo studio è veramente bellissimo perché sto sui tetti, ho questa vista magnifica. Mi piace anche avere queste visioni lunghe, no? Qua è pieno di negozietti dove vendono materiale e soprattutto quello che serve a me, il materiale per dipingere. E qua dietro c'è questo bel negozio dove sembra di no, ma ha veramente tutto quello che può servire. Forse per me ne starei sempre chiuso qua e non mostrerei mai tante cose così. E in questi ultimi anni invece l'incontro con Luca nella linea d'acqua è stato l'incontro più importante per la crescita del mio lavoro. Quello che mi piace molto è tutto il legame col mare, no? Con l'acqua. La laguna ha una dolcezza diversa, mi piace molto quella zona di laguna, Laguna Sud, quella zona della Pellestrina, dove hai qualche visione quasi antica. Tutta quella infinità di piccole onde, no? Che creano mille pennellate diverse, no? E non so, qua ci vorrebbe un poeta per dire qualcosa sulla luce, eh? Io non posso dirlo, ma voglio dipingerla.